meglio. Allora, praticamente sono le 3 del pomeriggio e sto andando di nuovo per l'ennesima volta dalla guardia medica a sistemare per la revoca del medico, quindi fare la scelta medica. In tutto ciò incontrerò Antonino per strada, quindi mi farà compagnia. Dopo andremo da Tiger perché dobbiamo prendere un po' di cose. Vediamo se troviamo delle decorazioni per arricchire lo sfondo per quando facciamo i nostri video per Sanremo, quindi per arricchire la parete, farla più bella, più elegante. Quindi vediamo se troviamo qualche decorazione, qualche dettaglio e niente, poi abbiamo tante cose da fare. In verità non so se è ancora aperta la guardia medica, però vedremo. Così poi risolvo per la questione del medico e posso andare a fare gli esami che mi sono stati richiesti per poi fare essere pronta per l'estrazione dal dentista, che si terrà oggi il 24 febbraio. Il 24 marzo ho l'appuntamento, però vedremo quando mi prenoteranno gli esami. In base a ciò poi devo regolare se devo spostare dal dentista o meno. Quindi lì dovrei fare diversi esami del sangue, il tampone, l'elettrocardiogramma e non so, comunque sono 6-7 esami che devo fare per vedere se vado bene per l'anestesia che loro devono fare. Vabbè, si fanno per prassi e niente, quindi ho inviato la richiesta per la revoca all'ASL di residenza perché io risiedo ancora al sud. Tra poco dovrò sistemare anche la residenza appena ci ritrasferiamo, che se tutto va bene dovrebbe essere verso fine marzo, aprile, speriamo bene, e dovremo stare in modo permanente, quindi volevo farlo in questa occasione. E quindi niente, adesso tra un poco incontrerò Antonino e ci dirigiamo verso la guardia medica. Ed eccoci qua. Ciao. Aspetta, non si vede niente che oggi c'è un sole. Eccolo qui. Andiamo contro sole. Contro sole? Sì, cosa fate di bello? E niente, quindi appunto l'abbiamo incontrato, Antonino. Incontrato, in effetti. Allora, vi spiego subito, già direttamente le piccole anticipazioni. Allora, c'ha 2 giorni che ci incontriamo, no, oggi ci siamo incontrati, ha 2 giorni che ci siamo incontrati, perché stiamo organizzando veramente un video particolare, proprio dedicato al Festival di Sanremo, e stiamo mettendo in ultimi... Vabbè, abbiamo fatto il video dove abbiamo raccontato la storia e piccoli aneddoti. Stiamo facendo tutto un programma di video che dovremmo fare. Ma soprattutto quello più importante, perché ricordiamoci che il 2 inizia Sanremo, la 71esima, specifichiamo, 71esima. Infatti, scusate per gli errori che abbiamo fatto nello scorso video, chiediamo perdono. Sei tu? Che ha fatto? Ha fatto un sacco di errori, sinceramente, perché, fino all'ultimo. Cioè, ragazzi, io vi svelo. Praticamente, il video scorso... sì, Antonino, però mi devo studiare bene anche la classifica che stai preparando, il copione che stiamo, diciamo, realizzando. Sì. Me lo devo studiare anch'io. Io la scorsa volta ero, diciamo, improvvisato. Impreparata, insomma. Allora, se lei fosse stata una mia, diciamo, allieva, io il non classificato glielo davo. Anzi, 2, dai, sono molto generoso con lei. 2. Grazie. Ecco, certo. Comunque. Volevo dire subito questo, stiamo preparando diversi video sullo stile e naturalmente stiamo organizzando quello di Sanremo, che veramente lo stiamo facendo un video particolarissimo, diverso dagli altri youtuber.
Sì. Perché ormai tu sei una youtuber. Ormai sì. Ecco, ti hanno definito. Anzi, ringrazio a tutti quanti per i commenti, siete molto gentili. Però in effetti, sinceramente, lei ci assomiglia un po' ad Mario De Filippi. No, però dai. Con i capelli neri, dai. No, assolutamente. E sono comunque diversissima, dai, voce diversa, tutto diverso, un porto un po' più bassina. Grazie. E meno rauca. Grazie. Comunque, sinceramente, stiamo già organizzando il video per Sanremo. Anzi, a proposito, in questo video. A proposito, ho detto. Ma anche sorda sta diventando. Io ho detto a proposito. Comunque. Sì, vabbè, certo. Comunque ragazzi, se avete qualche idea, magari qualche cantante che volete commentare, che volete più approfondimenti, ecco, fatelo sapere sotto nei commenti che noi vi seguiamo. Anche perché quest'anno ce ne sono tanti di nuovi, quindi... Che io sinceramente quando sto... perché io naturalmente sto preparando... E sono tra i big! Io sto preparando la classifica, infatti. Naturalmente... E sinceramente io mi sto accorgendo che molti big io non conosco proprio niente, ma poi i nomi con la pesce Di Martino, ecco, già stai dando degli anticipi, delle ma io sto pensando, io si vede che io sto studiando e non come lei, ecco. Sì, certo. Comunque, no, in verità tanti hanno già dato, cioè magari voi già sapete i cantanti. Molti youtuber stanno dando già i nomi. Sì, ma spesso la Rai. Già li ha presentati, la Rai, già sì, li hanno... sì. È normale, tra giorni. Ma noi in effetti li andremo a classificare secondo la nostra solita classifica. E in questa classifica inseriremo anche make-up e acconciatura. Quindi, dato che mi insomma, è stato richiesto... Insomma, come si dice nel mio paese, inciusciamo, curtichiamo un pochettino su quelli che dovrebbero dare spettacolo. Infatti, dai conduttori ai cantanti, diciamo, tutti i protagonisti, sì, che saranno di questa edizione. 71esima. La 71esima. Sì. Sì. Che poi mi dovrebbero dire a me... Mamma mia, questo sole... Quale classe... cioè... Ce ne manca una, ne manca. Manca una... Un festival. Beh, dobbiamo... Però cioè, va bene, dai, ci sono, magari c'è sfuggito comunque. Ma no, questo è sicuro. Perché noi abbiamo... Ci siamo basati, diciamo, dal 51 al 2021. La matematica non è un'opinione, sono 70 anni. Però c'è un festival che c'è sfuggito. Se voi lo sapete, magari... Scrivetelo qui giù nei commenti. Ok, dai, adesso comunque, hai spiegato cosa faremo in questo vlog? Sì, ho spiegato che comunque adesso dobbiamo... Allora, devo vedere questo servizio della guardia medica dove lui mi farà compagnia. E innanzitutto vedremo pensate se... Pensate che allegria. Infatti, vabbè, pensate ma che allegria. Sono cose necessarie. Comunque volevo dire che se mi vedete con la mascherina abbassata è perché, a parte che stiamo camminando come dannati, ho una certa, a parte che oggi fa pure caldo, quindi a una certa non ce la faccio, ma poi siamo in una, cioè siamo in una completamente isolata. Isolati, quindi ci sta, cioè siamo solo noi due che stiamo camminando, non è che siamo nella folla, altrimenti... Io invece la mascherina da bravo cittadino la indosso. Lui ci riesce, io una perché, certa non ce la faccio. Però io non ci vedo, quello è il problema. Io una certa, mi dispiace, ma non ce la faccio, oggi fa proprio caldo, ci sono 20 batteria. Gradi e qui. Ci sono 20 gradi e quindi va bene. Dai, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, abbiamo fatto tutto un giro, la guardia medica era chiusa. Dovrò andarci domani, quindi era chiusa. Poi siamo andati a due diversi negozi di cinesi per prendere le decorazioni che adesso non vi facciamo vedere. O vuoi dare uno spoiler? No, semplicemente diciamo che abbiamo comprato direttamente il simbolo di Sanremo. Cioè, vabbè, il simbolo, diciamo ciò che la contraddistingue, ecco. No, beh, Sanremo è la città dei...
la città dei fiori, quindi abbiamo preso un po' di fiori per decorare meglio il nostro, diciamo, sfondo per i prossimi video. E quindi per far ciò siamo passati per due negozi cinesi, abbiamo visto un po' di cose, abbiamo infatti comprato, e poi siamo passati anche da Tiger per vedere quello che c'era, anche comunque la colazione. Tiger ci sta deludendo. Infatti, nulla di che. Poi qui a Rimini c'è solo un Tiger. No, ma comunque a tre volte che facciamo, che cerchiamo di comprare qualcosa per fare un bello haul. Ma niente di niente, né per San Valentino né per Carnevale. Ora per Pasqua ancora non c'è niente. Infatti è ancora un po', diciamo, presto. Cioè per Natale non c'è niente di che. Scuola, ma nemmeno per Natale c'era chissà che cosa. Insomma, dai. Quindi niente, adesso ci dirigiamo verso casa di Antonino, che studiamo un po' come mettere queste decorazioni. Perché vi spiego subito. Allora, perché Amadeus ha del mese di ottobre, novembre, che sta studiando il Festival di Sanremo. Quindi noi naturalmente c'ha due giorni che studiamo per il Festival di Sanremo. E infatti. Che poi sarebbe il Festival del Rimini. Ci scriviamo un po' il prossimo video e quindi ce lo studiamo un po'. Rimanete con noi, se vi piace questa tipologia di video. Io vi ricordo di... non si vede più la mazza, ecco qua. Ecco. Oggi tra sole e luci di vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, così non vi perdete il video dedicato al Festival di Sanremo, che sarà naturalmente nel weekend. Sì, stavolta il video in questione sarà molto in anticipo, perché il festival comincia il 2, quindi sì. Volevo dire che noi abbiamo detto che comincia il 6, no, invece il 2 finisce il 6. Stavolta è questo video, sempre se tutto va bene vedrò di... mamma mia, ste luci, di caricarlo o venerdì o sabato. Perché adesso, oggi è mercoledì. Perché poi ci sarà la maratona di Sanremo. Infatti, dopo c'è la maratona e quindi... Lei farà la maratona, visto che il canale è suo, lo farà lei. Infatti, e dovrò sempre commentare. Se volete che ci sia pure io a fare diciamo le dirette, fatemelo sapere. Arriviamo a 20 like, non voglio dire tanto. No, 20 like. E se volete Antonino nei video, penso che le serate di Sanremo inserirò un video al giorno per tutte le serate di quali saranno appunto di Sanremo, dove commenteremo insieme i look e tutte le cose. Ditemi nei commenti se volete anche Antonino per tutti e 5 giorni di seguito, oppure comunque se arriviamo a 20 like. Adesso ci dirigiamo verso appunto casa di Antonino e poi vi diciamo, ci vediamo lì per i saluti finali. Appunto, ci vediamo dopo. Eccoci con i saluti invece da casa mia. Niente, questo è stato un vlog un po' così, abbiamo fatto quindi un po' di cose, un po' di preparativi per il prossimo video che vedrete, adesso vediamo, venerdì o sabato, devo riuscirci perché è molto elaborato, infatti qui mi sto studiando, allora abbiamo fatto come tipo un copione, tutto questo, poi abbiamo tutto questo e non è ancora finita perché dobbiamo appunto presentare 26 cantanti in gara, i conduttori, le vallette, non so se riusciremo a fare tutto in un video, può essere che lo dividiamo anche in due perché sono tantissimi, poi ovviamente faremo anche quello delle nuove proposte, mi sto studiando qui. E niente, quindi per fornirvi tutte le informazioni che possiamo, anche delle curiosità per ogni cantante, per ogni concorrente,
ma non solo, di Sanremo, quello che possiamo darvi in minor tempo possibile. Quindi niente, sono qui sommersa a studiare. Poi adesso carico questo video che voi vedrete giovedì 25 febbraio. E quindi niente, mi metto al lavoro, ragazzi. Il video, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando usciranno i nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!